Questo programma è offerto da Mar Blu è Ilio Pesca Prato, il mare sulla tua tavola. Salve a tutti, oggi e sono qui, sempre nelle cucine di Villa Guicciardini e voglio presentarvi, vi voglio raccontare una ricetta nostra toscana, che si tratta del baccalà marinato al pomodoro. Questa è una ricetta vecchia che facevano i nostri antenati, i nostri nonni, i contadini. È una ricetta di origini povere, origini semplici. È quella, quanto si sa, che la cucina semplice, nella semplicità, è sempre la migliore. Proviamo. Si prende il baccalà, prendo un po' di carta, così si fa a pezzetti. Prima con la pelle, mi raccomando, sentite che non ci siano lische, no, questa, ecco, una l'ho trovata, che non ci siano lische, e poi lo tagliate a pezzetti. Pezzetti così. Anche questo, qui non ci sono lische, e questo qui, ora cosa si fa? Si accende il fuoco, ho messo l'olio, abbastanza olio di oliva, di extravergine, qui, perché vado a infarinare il baccalà e a farlo friggere nell'olio. Si infarina. Lo mettete sempre prima dalla parte della pelle e poi lo rigirate. Si fa dorare da tutte le parti. Bene, bene. Poi prendo un po' di rosmarino
vado a tritarlo. Faccio un trito di aglio e rosmarino. L'aglio lo trito con lo spremi aglio. Così. Si gira. Eccolo qui. Proseguiamo con il trito. Questi sono proprio i sapori ritrovati, secondo me, e sono quelle ricette che non vanno mai dimenticate, perché secondo me raccontano un po' le nostre origini, e sono quelle ricette che sarà la mia generazione, ora i giovani, le cose cambiano, e che raccontano davvero le nostre origini, da dove siamo venuti. E come anche nella cultura del cibo si ritrovano, bisogna saperle queste cose, perché bisogna sapere che mangiavano prima i contadini, la sussistenza che avevano, si inventavano queste ricette saporite, buone, che non stancheranno mai, ve l'assicuro, se le provate vedrete che sono sapori e cose che non si dimenticano. Procediamo, non facciamo troppo la smielata, perché qui se no si prende l'aglio. Ora è quasi pronto il baccalà. Prepariamo qui, guardiamo quando è ben rosolato. Si mette, deve essere cotto bene, sì. Badate bello. Si toglie. Si mette a sgocciolare nella carta. Si va a preparare la base agrodolce. E non spengiamo nel solito olio. Buttiamo il trito di rosmarino e andiamo a tritare anche l'aglio. Allora, prima che prenda colore, guardate, così si va ad aggiungere un bicchiere di aceto
bicchiere di vino bianco, la salsa di pomodoro, pezzettoni di pomodoro. Si copre a fuoco vivo. Si fa andare per un quarto d'ora per far ritirare la salsina. Ci vediamo appena è pronta. Poco poco. Fermi lì, eh. Alia Educational presenta La signora Vittoria e l'alluminio prezioso. La signora Vittoria sta preparando la sala per l'incontro settimanale di Bridge, ma sta per commettere un piccolo errore. Maria Olimpia, senza un goccetto di vodka non mi si mette neanche a sedere. Ah, ma questa è finita, eh? Allora la facciamo gettare. L'alluminio, presente nei tappi di molti contenitori e bottiglie, è un materiale prezioso. Non venirmi tu a insegnare cosa è prezioso e cosa no. Separiamo sempre i tappi dal vetro e gettiamoli nel contenitore degli imballaggi. In questi tempi moderni è prezioso anche l'alluminio. Mettiamola così. E adesso sarebbe molto prezioso che tu te ne andassi. Eccoci qua, il sughettino ha ritirato. Guardate. E si spenge. E si spenge. Ecco qua. Ora si prende una pirofila o un piatto grande e si va a sistemare il baccalà sul fondo, così. Io ora l'ho messo in questo piatto, però se c'avete una pirofila è più indicata. Perché ora ve lo spiego, eh. Ecco qui. Si prende il sughino caldo. E si va a versare sopra al baccalà. Sopra al baccalà, così. Ecco fatto. No. Lo voglio mettere un pochino per bene. Ho fatto un po' di pastrocchio. L'ho schizzato. Quando è così, lo mettete a riposare per 24 ore e lo servite dopo a temperatura ambiente. Quindi, se siete una sera, lo volete preparare per il giorno dopo, per il pranzo, avere anche il pranzo pronto quando tornate a casa, e così voi lo potete preparare la sera prima, metterlo a riposare e il giorno dopo ci avete il pranzo pronto. Quindi provatelo e mi raccomando, fatemi sapere come vi è andata. Ma ora anche io, come sono sicura voi ci siete di già, vado a tavola. Ci si vede domani. Buon appetito a tutti. Ciao! Il programma è stato offerto da
Mar Blu è Ilio Pesca Prato, il mare sulla tua tavola.